Ciao Dario, ciao, ciao a tutti e buonasera a tutti gli amici di Sport Nord-Est. Sì, come hai detto tu, anche oggi Sport Nord-Est è in modalità coronavirus, per cui anche io ti porgo il mio abbraccio virtuale e mi auguro di poter vivere momenti migliori il prima possibile. Sì, tutto bene Dario, quello che tu hai detto nell'apertura di puntata. Hai perfettamente fatto un sunto di quello che è questa inattività calcistica, ma io aggiungo inattività sportiva perché, come ben sapete, cari amici telespettatori, per noi che ci occupiamo di sport, questa situazione surreale crea non pochi problemi a fornirvi la migliore informazione possibile. Noi, come sempre, Dario ha anticipato che lo fa da 24 anni, io forse dalla metà degli anni. Noi cerchiamo sempre di dare il nostro massimo apporto per potervi offrire il servizio migliore. Per cui, Dario, a questo punto io ti dico proprio così, in maniera molto spassolica. Non ho niente da aggiungere a quello che hai detto, anzi vorrei farti più che un'aggiunta, una sorpresa, come la voglio fare a tutti i nostri telespettatori. Guardate un po' chi vi ho portato stasera. Salve a tutti, un grandissimo saluto a tutto il mio staff di Telepordenone, ma soprattutto a voi telespettatori che ci seguite da casa ogni domenica. Io sto bene, la mia famiglia anche, spero ovviamente anche voi. Mi raccomando, ragazzi, stiamo a casa, dobbiamo stare tutti a casa, perché purtroppo ancora molte persone non hanno capito la serietà di questo virus, ma bisogna stare a casa sia per noi stessi che per l'intera comunità. Quindi tutti a casa. Io vi porgo un grandissimo abbraccio a tutti voi e un saluto enorme. Quindi mi raccomando, tutti a casa e sicuramente torneremo più forti di prima. Ciao ciao! Volevo fare un enorme saluto a tutti i nostri telespettatori di Telepordenone, salutare Giuseppe Palombo e tutto il nostro staff. Vi mando un bacione enorme, ci mancate tantissimo. Mi raccomando, restiamo in casa. Ciao! Ciao Giuseppe, come vedi tutto ok. Ci vediamo presto, un saluto a tutti i nostri telespettatori. Ciao ciao! Ciao Giuseppe, come vedi qua è tutto tranquillo, ci vediamo presto. Un saluto a tutti i nostri telespettatori, ciao! Ciao Giuseppe, qui tutto ok. Si cerca di prendersi avanti con il lavoro da casa. Con la speranza di averci presto, un caro saluto a tutti i nostri telespettatori. Ciao! Bene signori, come avete visto, tutti stiamo bene, tutti siamo ansiosi di rientrare in studio quanto prima per potervi così riportare Sport Nord-Est in modalità normale a casa. E niente, io mi associo e soprattutto a nome di tutto lo staff di Sport Nord-Est, Roxy Bar, vi rinnovo quello che è oggi un po' il leitmotiv del momento, quello di restare a casa, ragazzi, perché oggi il momento è difficile non solo in Italia, è difficile in Europa, è difficile in tutto il mondo. Per noi sportivi, per voi sportivi che ci seguite, è importante attenersi alle direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché questa situazione, questo virus può essere sconfitto solo se ci atteniamo a piccole ma buone raccomandazioni e sono convinto che tutti assieme possiamo riuscirci. Adesso però, dopo aver fatto tante parole, accodandomi a tutte quelle che ha fatto già Dario Perosa, è giusto e doveroso lasciare la linea a Nazareno Loreti. E Nazareno oggi ci proporrà dei servizi sul ciclismo, sul volley e sul pugilato. A te la linea, Nazi. Non abbiamo voluto abbandonarvi nemmeno in questo particolare momento della nostra vita. Siamo tutti a casa, però vi porteremo le testimonianze degli sportivi che noi seguiamo di stagione in stagione. Più in particolare adesso parleremo di ciclismo. Abbiamo sentito le parole di Stefano Bandolin, presidente della Federciclismo regionale, subito dopo parleremo anche con Renzo Boscolo, direttore sportivo della Cycling Team Friuli, e pure le testimonianze di due professionisti, Davide Cimolai di Fontanafredda ed Enrico Gasparotto di Casassa. Quest'ultimo ora vive in Svizzera. Buongiorno a tutti.
Benvenuti a casa mia. Sì, a casa mia perché anch'io sono a casa in questo momento difficile per tutta la nazione. Sono un po' meravigliato e doloroso questo video perché vengo raggiunto telefonicamente da una settimana con telefonate da presidenti, tecnici giustamente, e anche da genitori di propri atleti piccolini che mi chiedono se possono allenarsi. Ma i comunicati li leggete? Sono usciti vari comunicati sul Comitato regionale, emanati dalla Federazione Ciclistica Italiana e il CONI, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i quali ci invitano fortemente a rimanere a casa. Ci sono tre motivazioni per cui possiamo uscire da casa: lavoro, salute o acquistare beni di prima necessità. Il fare allenamento, il fare i birilli, il fare il cross country in mezzo al bosco fa parte di queste tre circostanze? A me pare proprio di no. Esco in bicicletta per portare la spesa al nonno, ma vado vestito da atleta, magari con la divisa della società ciclistica, ma penso proprio di no. Vi prego, rispettate i regolamenti. Volevo dire un'altra cosa. Se dovessero fermarvi le autorità sulle nostre strade friulane, voi sappiate che rischiate un'ammenda di 206 euro. E dovete sapere anche che infrangete il codice penale all'articolo 650. Infrangere quell'articolo vuol dire andare contro la legge e verrà messo sul vostro casellario giudiziario. Vale la pena per fare 25 km con queste belle giornate che vediamo rischiare una segnalazione sul casellario giudiziario? Probabilmente molti di voi diventeranno ciclisti professionisti. Altrettanto diventeranno, speriamo, dei bravi uomini. E vale la pena, ripeto questo, e soprattutto vale la pena mettere a rischio la propria vita, la propria salute e quella dei nostri cari e quella dei nonni? Beh, mettetevi la mano sul cuore. Sono 15 giorni fino al 3 di aprile. Tenete duro, voi ciclisti con le vostre famiglie, sapete benissimo quali sono i sacrifici che fate tutto l'anno, ma per 15 giorni vi cambia la vita? Per cortesia, cioè, non può essere così. Rileggete bene tutti i comunicati e non uscite se non per comprovate motivi di lavoro, per motivi di salute, dovete andare dal medico a fare analisi del sangue, dovete fare una terapia o per acquisti di prima necessità. Se non è uno di questi tre casi, come ho detto all'inizio del video, state a casa. State a casa come faccio io. Oggi pomeriggio farò karaoke con le figlie, farò i compiti con le mie figlie e rivalutiamo magari il tempo che non abbiamo dedicato a loro e ai nostri cari. Per cortesia, state a casa che non cambia niente. Buona stagione, mi raccomando, state a casa e rileggete i comunicati. Per quanto riguarda lo staff, ovviamente CTF Lab sta lavorando sempre presso i loro domicili, stiamo facendo delle riunioni sul web, dei meeting, dei web meeting, in maniera da confrontarci, da sfruttare questi momenti per crescere ulteriormente, per confrontarci sugli allenamenti dei ragazzi e soprattutto per fare un po' di scenari, che è l'unica cosa che possiamo fare. Abbiamo fatto 4-5 scenari di ripresa e diviso i ragazzi in macro gruppi in maniera da continuare a gestire, diciamo così, e a riuscire a mantenere, quando ci sarà la ripresa, mantenere, diciamo, una condizione che ci permetta di essere competitivi. E abbiamo ovviamente le notizie che avete voi, quindi le gare dell'UCI sono state stoppate tutte quanti, e all'estero ci sono ovviamente, oltre che lo stop alle gare, ci sono anche i problemi di raggiungere i paesi, quindi questa è una cosa che chiaramente non ci dà un orizzonte temporale. Per quanto riguarda il resto, quello che ti posso dire è che è una nota che dà un po' di speranza, insomma, dove per far vedere che il mondo dello sport molte volte è migliore del mondo reale, non ti dico gli attestati di stima, i confronti che abbiamo con altre società con quali estere, con quali appunto ci siamo scontrati, confrontati in parecchie gare e con gli organizzatori, tutti quanti si interessano diciamo così, del futuro del ciclismo, e questa è una cosa che diciamo fa ben sperare per il futuro, dai.
il mondo dello sport si unisca, cerchi di far sistema e riuscire assieme ad uscire da questa situazione che è molto, molto critica. Ciao a tutti, anche per noi sportivi è un momento particolare, un momento difficile. E sono state annullate praticamente tutte le gare da qua fino a non si sa quando, quindi è difficile anche un attimino riprogrammare appunto la stagione. E l'unica, mi sento fortunato perché almeno la fortuna per noi professionisti è quella per il momento di poterci allenare su strada, quindi mi reputo già fortunato per questo motivo. Personalmente dispiacere è molto perché ho saltato i primi grandi appuntamenti della stagione, che erano la Tirreno Adriatico e la Milano-Sanremo. E da pochi giorni ho saputo che anche il Giro d'Italia è slittato e quindi mi auguro solamente che si possano recuperare nel proseguo della stagione, ecco. Che dire, il mio augurio è quello di riprendere il prima possibile la vita normale. So che è una situazione appunto difficile per tutti, però la nostra forza, la forza degli italiani, è quella di saper reagire nei momenti più difficili, quindi sono sicuro che torneremo più forti di prima. Un abbraccio. In questi ultimi giorni ho visto comunque un numero ancora troppo grande di persone che escono in bici e oggi come oggi dobbiamo pensare più agli altri che a noi stessi e pensando agli altri bisogna cercare di ridurre i rischi e le possibilità di eventuali incidenti o di eventuali situazioni dove andremo a occupare dei posti letto che servono a persone di cui hanno uno stretto bisogno in questo momento. Per noi è un lavoro, però per tutti gli altri appassionati questo è il momento davvero di magari dedicarsi al giardinaggio o alla vita di coppia o ad altre cose in casa, aspettando magari che la situazione migliori prima di poter uscire nuovamente in bici. E mi auguro nei prossimi giorni di non incontrare così tanta gente come ho incontrato negli ultimi giorni qui in Ticino. Per il volley di A3 maschile vi proporremo ora la testimonianza di Jacopo Cuttini, tecnico della Tinet Gori Prata. Ascoltiamolo. Buongiorno a tutti. In questo momento di grande difficoltà, chiaramente anche la pallavolo ha dovuto fermarsi. Quasi tutte le compagini di Serie A non si allenano nemmeno più. E la prima squadra di Prata è ferma da sabato scorso, dopo la partita che abbiamo giocato in casa contro Portoviro. E rispetto alle direttive del CONI, del governo, la Lega di Serie A ha sospeso i campionati fino al 3 aprile, però dubito sinceramente che ci sarà modo di ripartire in tempi così brevi. Anche le organizzazioni internazionali del volley hanno sospeso le attività a tempo indeterminato e navigano un po' a vista. Avevamo Perugia e Trento impegnate nei quarti di Champions League, avevamo Modena e Milano impegnati nelle semifinali di Challenge Cup e le partite sono state sospese. Molti dei giocatori stranieri che militano in Serie A sono rientrati a casa, sono entrati nelle loro nazioni. Il nostro Jakob Link è rientrato alcuni giorni fa in Svezia e molti dei ragazzi, quasi tutti, sono rientrati a casa. Le indicazioni che la società e lo staff tecnico hanno dato sono semplici e precise: rispettare chiaramente le direttive governative, rimanere sicuramente a casa e salvaguardare in tutti i modi la propria salute e compatibilmente con le limitazioni strutturali, chiaramente che sono un po' dettate dal momento, chiediamo comunque ai ragazzi di allenarsi, tenersi in attività dal punto di vista fisico, soprattutto sono richieste chiaramente che noi facciamo, ma che i ragazzi
sentono proprio, perché sono dei professionisti. Il nostro preparatore Walter Durigon li segue anche da distanza, gli dà direttive, gli dà comunque delle indicazioni sul lavoro da dover svolgere in questo periodo. Per quanto mi riguarda, io ne approfitto per aggiornarmi, leggo molto in tal senso, mi confronto con i colleghi via internet e sono in continuo collegamento con i componenti del mio staff, del nostro staff. Questo serve anche per mitigare un po' il dispiacere, chiaramente, dispiacere per aver dovuto interrompere una stagione importante per noi. So quanto i ragazzi avevano lavorato proprio per riuscire a competere con tutte le squadre di questo difficile campionato di Serie A. Eravamo riusciti a raggiungere un buon livello di gioco e all'andata eravamo ottavi, siamo riusciti a conquistare la quarta piazza. Siamo riusciti nel girone di ritorno a competere con tutti, abbiamo fatto punti un po' con tutti, abbiamo perso due sole partite su 8, contro le prime due, tra l'altro, contro Porto Viro e contro Civitanova, e tutte e due per 3-2. Quindi, insomma, il dispiacere grosso è soprattutto per i ragazzi, per tutti noi, non essere riusciti a finire la stagione in un certo modo, nel senso arrivare a fine stagione e festeggiare tutti quanti insieme alla società, cosa che secondo me i ragazzi un po' meritavano, sicuramente. Però ora sicuramente dobbiamo pensare a cose più importanti. Ci sarà modo per ritornare in palestra, ci sarà modo per capitalizzare anche tutto quello che siamo riusciti a fare, diciamo, quest'anno, soprattutto negli ultimi mesi, per far ripartire di slancio la società che sicuramente merita di crescere sempre di più e vuole crescere sempre di più. Un saluto a tutti e ci vediamo in palazzetto, speriamo prestissimo. Ciao. Al tappeto anche la società pugilistica pordenonese. Ascoltiamo ora le testimonianze del presidente della società Nauniana Andrea Fantin e professionista di Zoppola Francesco Zilli. Buongiorno a tutti, Andrea Fantin, della società pugilistica pordenonese. Il coronavirus, come tanti altri sport, non ha risparmiato nemmeno il pugilato. In base alle nuove direttive, la palestra rimarrà chiusa fino al 5 aprile, cercando poi di tenere monitorata la situazione e quindi l'evolversi della cosa. Questa situazione ha di fatto compromesso l'attività della nostra società. Sono state annullate tutti gli allenamenti, le riunioni, i match in programma. Avremmo voluto far combattere Zilli il 15 marzo a Trieste in un incontro tra professionisti. Attualmente la manifestazione è stata rinviata ai primi di aprile, ma temo che anche per quella data Zilli non riuscirà a combattere. Stiamo cercando di tenere i ragazzi sul pezzo, soprattutto gli agonisti, soprattutto il professionista, facendo degli allenamenti personificati da diciamo eseguire a casa. È una situazione paradossale per chi, come nel nostro sport, è abituato ad affrontare un avversario vero sul ring, ma contiamo di tornare più forti di prima per affrontare di nuovo avversario leale e non un avversario subdolo e invisibile come questo coronavirus. Ciao, purtroppo adesso con sto virus l'incontro è saltato. Sembrerebbe che l'abbiano rimandato al 5 aprile, però senza la possibilità di allenarsi, probabilmente nessuno combatterà. Io per fortuna ancora sto lavorando, finita la giornata lavoro, cerco di fare qualcosa qua a casa per mantenere un po' di forma, cerco di ricreare un circuito che facciamo in palestra, un tapis roulant, per fortuna mi sono appeso un sacco vecchio che avevo qua, però chiaramente non è come lavorare in palestra. E
indubbiamente fare un incontro dopo un mese senza aver fatto una preparazione adeguata, penso che sia davvero dura. Quindi una volta finita la quarantena ci daranno per forza un periodo per riprendere la forma adeguata e poi faremo questo incontro che c'è da fare, perché sembrerebbe che la società triestina ci garantisca l'incontro, quindi verrà fatto più avanti, ma non dovrebbe essere annullato completamente. Cerchiamo di tenerci in forma. La federazione italiana al momento non ha dato delle direttive precise su cosa fare, però la maggior parte delle palestre, anzi tutte le palestre, sono chiuse in Italia. All'estero si stavano svolgendo le qualificazioni per Olimpiadi, che da stanotte sono state fermate perché molti atleti si sono lamentati delle condizioni in cui dovevano combattere. Allora hanno fermato anche le qualificazioni delle Olimpiadi a Londra. Quindi penso che dovremmo aspettare aprile per vedere cosa dicono, cosa ci diranno dalla federazione, ma probabilmente dovremmo aspettare ulteriormente per fare questo incontro. E con questo è tutto anche questa domenica sera, amici, per cui non resta che fare altro che ringraziarvi ancora per averci scelto a differenza di altre emittenti e rinnovare l'appuntamento che domenicale su Telepordenone ore 19:15. Ciao!